giornata mondiale del sorriso. E il sorriso è la prima forma espressiva che ho. È vero, hai ragione, anche a me è emozionato molto perché. È finita 42 anni fa, mi è come se la tenessi vicino. E anche l'immagine che hai dato, dici che nel ricordarla la porti in vita, è un bel segno, vuol dire che sta ancora vivo nel tuo cuore. Sì. Spesso anche se i distacchi sono duri, però quando facciamo vivere le persone sembra ancora di averle accanto, quindi questo messaggio che hai dato tu è bello, perché effettivamente loro rivivono attraverso i nostri ricordi e se sono vive e sembra veramente di poterle toccare e vedere. Spesso capita di sognarli ed è una felicità averli incontrati nel sogno. Quindi è giusta la commozione. Vi parlavo del sorriso. Il sorriso è qualcosa che è spontaneo. E quando nasce un incontro speciale perché è qualcosa di generoso. E io perché parlo oggi del sorriso? Sono contenta che qui con noi stasera ci sono Anna e l'altro suo amico è Roberto e Giuseppe che invito a venire. Perché l'immigrazione che da tempo ci sta travolgendo è un dramma nel dramma, ma al contempo è anche accoglienza, è anche integrazione. Un'integrazione difficile ma al contempo anche facile perché sono persone che hanno un mondo emozionale e anche un passato difficile. Però oggi sono qui. E io sono molto felice perché nella giornata del sorriso leggo veramente la spontaneità, la ricchezza di ciò che siete rappresentate per l'Italia. Spesso si dice che gli immigrati spaventano, ma io non sono spaventata del vostro arrivo. Sono spaventata quando un governo non vi dà quello che dovete avere. La vicinanza delle persone e della conoscenza, una conoscenza che va approfondita, una conoscenza che va comunque resa più concreta. Non si può solo assistere i ragazzi che arrivano e le famiglie, i bambini, ma bisogna veramente integrarli in una società che comunque pone degli ostacoli alla loro integrazione vera e propria. Loro rappresenteranno anche il nostro futuro, perché come sapete le nascite quasi zero in Italia, 0, qualcosa, e loro rappresentano per noi anche un'opportunità che è giusto avere e dare. Quindi presentatevi, chi siete e cosa fate? Come ti chiami? Io mi chiamo Acitano. Da quanto tempo sei in Italia? 6 mesi. Vivo a ospedaletto. Vivi a ospedaletto? Sì. Come trovi ospedaletto? Mi piace. Ti piace? Sì, mi piace. E da dove arrivi? Qual è il tuo paese di origine? Il mio paese, Gambia. Gambia? Sì. Come mai sei venuto in Italia? Se ti va di raccontarlo, ovviamente. Io non ho capito. Allora, il motivo che ti ha spinto a venire in Italia? Perché sei in Italia? Io. Beh, così in Italia. Io ho il problema con il mio paese, con la mia famiglia, con i fratelli. Questo è il mio. Sei venuto da solo? Sì. Sono. Cosa ti aspetti? Perfetto. Domanda da un milione di dollari. No, anche capire. Ma vuoi tornare qua o vuoi andare via? No, io vuoi andare. Vuoi stare qua? Vuoi stare qua, sì. Vuoi stare qua e sì, trovare sì. Lavoro qua? Sì, sì, vuoi vivere qua? Sì, sì. Non vuoi andare, non andare via? Sì. Chi ti sta insegnando l'italiano? L'italiano, chi è il professore? A scuola? Al Samantha della Fossa. Ok, quindi state facendo il percorso. Due settimane. Ah, sì. Bene, bravo. Capisci molto abbastanza bene. Bravo. Sono anche veloci, tra l'altro. Ma c'è già il permesso? Già stai qua? Sì.
non tieni problemi, insomma, sì, puoi già stare. Anna, presente.